abbiamo passato una notte all'Hotel Aman Tokyo. L'albergo si trova al 33esimo piano all'interno della Otemachi Tower nel centro di Tokyo. Ha delle camere veramente fantastiche ed un bagno con una vasca con una vetrata panoramica affacciata su Tokyo. Eccezionale anche la piscina dell'albergo, aperta sia di giorno che di notte, e la sua palestra in cui si può fare attività fisica con una vista mozzafiato. Superlativa alla colazione servita in camera con una scelta giapponese ed una occidentale. Oltre ai vari ristoranti, la splendida atmosfera della hall e del bar dell'albergo sono il posto ideale per un aperitivo romantico o per un fantastico afternoon tea. Benvenuti all'Hotel Aman Tokyo, uno degli alberghi più costosi e lussuosi di Tokyo. Siamo entrati dentro, adesso andiamo, facciamo check-in e grazie ancora a NordVPN che è sponsor di questo video. Ci hanno portato anche il welcome drink. Bello, guardate qua. Bellissimo anche sopra, guardate. Mamma mia. Siamo al 33esimo piano, un po' alti. Adesso vediamo che camera ci facevi le foto, eh? Mm? Adesso vi facciamo vedere la camera, entriamo dentro. La camera non l'abbiamo già vista, adesso la vedrete anche voi. Bisogna togliersi le scarpe ed eccoci entrati in camera. Guardate qua che roba. Mamma mia. Mamma mia, guardate qua, guardate qua. Purtroppo oggi il tempo non è un granché. Ci abbiamo un eliporto qui davanti, qui posso salire sopra, farvi vedere un pezzo di Tokyo. Purtroppo oggi abbiamo beccato l'unica giornata. Attenzione, stavo per distruggere l'antico vaso. E qui, e questo costa poi, eh. Che ci fai vedere? Dai, facciamo l'unboxing della camera. La Sky 3, la stavo facendo vedere, sì, eccola qua, Sky 3. Siamo stati un po' sfortunati con il tempo comunque. Partiamo dalle fragole. Le fragole, vai, vediamo le fragole. Niente, sono fragole. Sono fragole. Ne vuoi mangiare una? Assaggiamo una fragola, vai. Ma io mangio dopo. Sono buone le fragole della Man? Buone. Ok. Allora, che cosa abbiamo qua? In realtà non ho visto proprio tutto, eh. Qui che c'è? Ah, il frigo bar. Poi ci ha detto se, oltre alcol. Oltre alcol c'è anche soft drink, si di qua. È gratis? Tutto questo è gratis? Tutto. Davvero? Sì. Allora lo porto a casa. No, poi vabbè, conto, lo diciamo alla fine, ma insomma, davvero questo qua è... E anche latte e tutte le bevande oltre alcol. Ma questo davvero è tutto compreso? Quindi magari anche questi sono buoni, no? Ma è davvero lo possiamo, non spendiamo sì, niente? È solo alcol da pagare. Ecco, capito, l'alcol si paga, scusa, non avevo capito. Oltre alcol. Non avevo capito, scusa, va bene, dai, facciamo i poveri, i finti ricchi che vengono qua. Qui ci abbiamo per il ghiaccio. Qui abbiamo senbei e questo qua sono tipo le gallette. Qui c'è il set del tè. Nespresso. Sempre chiaro. Oh, c'è Chianti classico, guarda. Dov'è? Beh, non lo vorrei spaccare, sai che qui mi fa pagare tutto. Guarda che bello che è. Poi ve lo facciamo vedere anche quando c'è un po' di buio, no? Perché qui si illumina tutto. La vista da quell'altra parte forse è più bella di questa, che dici? Insomma, cambio un attimo, adesso che abbiamo fatto vedere il grosso di questa camera, poi rimetterò il grandangolo. Vogliamo far vedere quattro... Vabbè, questa è la normale spalliera con... dove sono le blind? Che vanno giù, vedete? Se premo il pulsante... Questa è la luce qui sopra, luggage, eccetera, tutto quanto. Vabbè, la televisione c'è il telecomando, ma dov'è la televisione? Eccola la televisione. Questa televisione che fa così, vedete? Si alza così... Si può anche girare, mi pare che abbia detto, no? Sì, sì. Avrei messo una... Ma forse si, no, si gira in maniera non meccanica, quindi. No, così. A mano, con il giro a mano. Va bene. Poi andiamo a vedere gli armadi. Armadio. Bruno, di 4 hotel. Bruno, guardiamo. Non c'è. Proviamo anche la prova di qua. Qui dentro che ci abbiamo, qui c'è la valigia. Però qui ci sono i... Sì, io che bello questo qui, vedi? Questo è quando non c'è da cambiare. Ah, bisogna metterlo, ok. Questo va bene qui dentro. Vediamo, Bruno. Oh, non c'è la polvere neanche qui, cavolo. Per quanto costa? Cioè. Vediamo qui sopra, ultimo step. Ah, guarda che si accende anche la luce. E non c'è la polvere neanche qua, eh? Mamma mia, ragazzi. Dobbiamo controllare anche materasso, no? Materasso normali sono, vabbè. Sì, devo dire che si dorme abbastanza bene. Che ne pensi? Ma... Senti, ma dov'è il bagno? Il bagno è qui.
Sembra, io pensavo fosse un armadio quando siamo entrati, invece è il bagno. Guardate il bagno, prima vi faccio vedere l'immancabile. Che però ha un difetto. Ah, ecco, meno male. Pensavo che fosse di quelli che non si apre da solo. Lavandino, ma soprattutto tenetevi pronti per questo. La vasca a sfioro qua, guardate che roba. Bello, eh? Peccato per il tempo, l'unico giorno di nuvoloso in un mese che è stato tempo bello. E la doccia qui dietro, eccola qua. Poi il riscaldamento della terra, no? Ah, è vero, cioè, è vero, sì, l'aveva detto, sì, adesso che non ho le calze, che non ho neanche le ciabatte, lo sento. Sì, sì, è tutto riscaldato. C'è anche i sali da bagno per questa splendida vasca, che userò sicuramente. Che useremo sicuramente. Uno dei parametri che mi fa giudicare gli alberghi, qui è veramente bellissimo, quindi anche se non ci fosse una connessione così, però è lo speed test, vediamo lo speed test com'è. C'è un buon ping, 104-101, ottima connessione. Però qui sai che succede? Ci siamo loggati al wifi di questo albergo col numero della camera e col tuo nome, quindi che cosa bisogna usare per proteggere i nostri dati? Che uso sempre quando vado negli alberghi per proteggere tutti i miei dati, perché è importante. Vediamo, io infatti qui adesso mi loggo in Giappone, guarda, tra l'altro vi voglio far vedere quanto è veloce poi alla fine. Vedete, abbiamo dei risultati, ora devo arrivare fino in fondo, però già si vede, sostanzialmente uguali. È sempre bene infatti usare una VPN per proteggere i vostri dati. Poi però, per cosa è utile NordVPN, siccome adesso si va in viaggio, si può tornare in viaggio, eccetera, l'abbiamo visto anche insieme. No, per prenotare anche aerei. E se vi loggate per esempio in un altro paese che non è l'Italia, vi accorgerete sicuramente che ci sono delle tariffe di alberghi, aerei, macchine a noleggio più convenienti che se non usaste la VPN. Tra l'altro guardate, 98 e 99, erano 103 e 104, un collo di bottiglia praticamente inesistente. Ovviamente poi si può usare per localizzarvi in altri paesi, anche per vedere tutti quei servizi di streaming quando siete in viaggio. Per esempio, siete in Italia, volete vedere gli anime giapponesi, vi localizzate in Giappone. Siete in Giappone, vi localizzate in Italia per vedere le vostre serie preferite. Grazie ancora a NordVPN che è sponsor di questo video e vi metto in descrizione il mio codice che vi rimanda alla migliore offerta possibile sul piano biennale. Le regole delle hotellerie dicono che devono fare 3 squilli e 3 secondi. Sono passate un po' di tempo, Non va tanto bene, così a mano. Adesso invece andiamo a vedere un po' l'albergo. Che stavi mangiando? Stavi mangiando, t'ho visto. Andiamo a vedere un po' l'albergo, della spa che non si può far vedere, la palestra. Poi domani qui faremo anche l'afternoon tea, la colazione la vedrete nella mia pagina Facebook, questa qua, è sul secondo canale YouTube, però vi comunque in questo video vi faremo vedere quello che mangiamo. Lei credo che sia abbastanza contenta oggi, giornata dispendiosa ma contenta, eh? Questo che state vedendo invece è il ristorante, è il posto dove si fa la colazione, però noi abbiamo scelto di fare la colazione in camera. Questa è la vista su Tokyo, molto bella devo dire, noi siamo dal lato opposto. Qui siamo arrivati dentro il bar, guarda bello che è il bar. Non abbiamo prenotato qui? Un po' di roba. Ah, va bene, dopo vediamo. Questa è la boutique dell'albergo, il cappellino col logo della MAN. Molto bello, sì. Roba in pelle. Qui ci sono, vedo, i vini. Questo qui, bello questo qua. Ci sono anche i cristalli, i bicchieri di cristallo, i vini, il sake. Questo qua Musashi, che credo sia il ristorante qui della Manna. Sai che cos'è questo qui? L'antico vaso dell'Amaro Montenegro, quello che andava ritrovato, andava salvato. È proprio questo, quello della pubblicità, guarda. Adesso stiamo andando di sotto, qui che c'è la pasticceria qua della Manna. Però sai che mi sono dimenticato? Che la Manna è dentro l'Otemachi Tower. E i soldi a me, quando arrivano dall'estero, arrivano qui dentro. Quindi è un posto a cui sono affezionato. Poi me li girano nel conto corrente della filiale in cui sto, in cui ho il conto, però quando arrivano dall'estero arrivano in questo palazzo, arrivano, capito? Sì, di Mizuho-ginko, che è la sede centrale, è proprio qui dentro. Questa invece è la pasticceria sottoterra dell'albergo, guardate qua, questo è proprio un pezzo di pietra vero, eh? Guarda che bei dolci che fanno. Bello. Però ti voglio ricordare che abbiamo prenotato l'aperitivo e che andiamo a cena alle 8 poi, eh? 34° piano, vedi qui sotto dove eravamo prima? Dove andiamo qui? Resto la piscina. Sono dentro la palestra, che è praticamente vuota. E non è male fare sport ad un'altezza del genere, eh? C'è nessuno qui dentro. Mamma mia.
Quanta roba che c'è. Sono andato stamattina in palestra, ma scommetto che anche una come te, che non va mai in palestra in un posto del genere, ci verrebbe volentieri, eh? Mica è brutta, eh? Guarda qua. Fai il tapis roulant qua? È bello, eh? Guarda che roba. No, io sono stato stamattina, basta. È aperta 24 ore, sì. A Tresi, tra l'altro, Tecnogym. Sai che sono italiani, Tecnogym, eh? È di Bologna, se non sbaglio. Qui siamo dentro la piscina. Mamma mia. C'è un caldo spaventoso qui dentro, tra l'altro, eh? Guarda che bello che è Tokyo a quest'ora. Col tramonto. Mamma mia. Ma sta piscina mi sa che è caldissima, però, come ho detto prima, eh? Sì. Mi sa di sì. Metto piede. No, guarda, esco di qua e vado a vedere. Che panorama. Devo asciugare ogni capellina. Allora io no, però, eh? Perché dobbiamo andare a cena, no? È importante, eh? È importante, quindi sì. Bella questa piscina, bella, qui, bella, eh? Bella. Mm? Bella. Ma che c'hai? C'hai i pantaloni? Te c'hai cosa normale? C'hai i pantaloni sotto? Sì. Io invece ho il costume finto. Che... c'ho i pantaloni, vado in palestra perché non ho fatto un tempo, non c'avevo il costume. Vuoi nuotare? Sai nuotare? Io sapevo nuotare, sì, ma... Sapevi? Sì, sì. Prima ora stai imparando bene, eh? E te sai nuotare? Sì, sì. Un pochino. Che sai fare? Che stili sai fare, eh? Tiravolo, freestyle, no? Freestyle. Poi anche il mio preferito è Seoul. Guarda qua. Back. Ah, guarda qua, c'è la Tokyo Tower. Guarda qua. Siamo arrivati all'aperitivo. Un Negroni per me, i snack, la pasta fritta e poi lei ha decisamente vinto la scelta dell'alcol, perché guardate qua che ha preso un bidone di gin tonic, dato che poi il conto è alla fine, ma questi qua, diciamo, in un posto così, questo credo sia il Negroni più caro che ho preso in vita mia, eh? Anche questo qui credo che sia il gin tonic più caro mai preso. Hai scelto bene. Come detto, io generalmente prediligo la qualità alla quantità. In questi posti avrei prediletto di più la quantità alla qualità, invece. Eh? Io non mi importava, così ho vinto, no? Hai vinto, sì. Io invece no. Ma io questo Negroni, ho detto prendo il Negroni, basta. Va bene, dai. Campai. Guardate qua questo qua, io non me ne ero accorto. Guardate il ghiaccio. Cioè, ho capito che costa, però il ghiaccio è eccezionale, anche per questo costa, questa è un'opera d'arte. Ora non so se si vede, però è tutto intagliato dalle... mi sta prendendo fuoco una mano da quanto è freddo, però si vedono i particolari dell'intagliatura, bellissimo. È arrivata la sera, un po' di casino che ovviamente dobbiamo lasciare nella stanza, questa è la vista di notte, guardate qua, c'è il riflesso, non si vede un granché, però insomma, adesso io ora, siccome devo sfruttare la serata... devo fare il bagno qui nella vasca, eh? Questo è bello, che basta, solamente. Vabbè, ho capito, cioè, vabbè, dai. Questo sotto è... Sì, è molto caldo. Buonanotte. Buonanotte. Buongiorno. Puoi salutare comunque, anche se non ti vuoi far vedere, eh? Questa è l'alba. Siamo arrivati alla colazione. È un momento di gioia, sì. La colazione che è giapponese, bello tra l'altro, presentato molto bene, eh? E poi quella internazionale con l'egg benedict che ho preso io, salmone, avocado, qui che ci abbiamo, il zucchero eccetera, lo yogurt con la frutta che ci hanno messo di qua, il caffè, il pane, gli smoothie, caffè eccetera. Questa colazione straordinaria, come direbbe Enrico Sacchi, la potrete vedere sul mio canale YouTube, secondo canale YouTube, e sulla mia pagina Facebook, però la facciamo, ve l'abbiamo fatta vedere uguale. E qui poteva scegliere che volevi, sì. Main dish e side dish, sì, mentre quello lì è un set normale. Potevo scegliere il riso bianco normale oppure okayu. Ah, ok, che quando stai male lo mangi. Anche il tè. Era tè verde oppure questo tè tostato? Dopo aver finito di mangiare ha scoperto che c'era anche questo. Ho finito tutto il riso bianco, mio. E siamo arrivati all'afternoon tea. Guardate qua che bellezza. Quante belle cose che ci abbiamo, ma soprattutto guardate la vista adesso che è tornato
a esposizione corretta. Guardate qua, molto bello. Ti vedo contenta. Contentissima. Questo è fragola con dentro, zuppa di fragola con dentro lo champagne. Questo non mi ricordo, sono tè, perché il tema è la fragola e il tè. Buon appetito, campai. Ci fai vedere qualcosa questo jelly? Cioccolato bianco? Poi insomma nei prossimi tempi vedrete anche video completi seguendo la mia pagina Facebook e il mio secondo canale YouTube, perché questa situazione qua merita sempre video più estesi rispetto a quelli che possiamo fare in un video che già di per sé dura tanto come questo qui. Buono? Ti piace? Sì, questo è jelly con tè jasmine, quindi così pulisce la bocca. Bene, perfetto. E il sorbetto al limone. Musica drammatica sotto, perché siamo arrivati al momento del conto. Il conto è 168.000 yen, 1.170 e qualcosa euro circa, che non è poco, però li vale? Secondo me sì, perché comunque sia tutto quello che abbiamo fatto, quindi compreso anche l'afternoon tea, l'aperitivo eccetera, e quella bella colazione, sono tanti comunque, quindi a me è piaciuto tantissimo, è un'esperienza eccezionale che non è che puoi fare ovviamente tutti i giorni. Chi vuole andare in giro a Tokyo è un po' peccato non fare esperienza dentro questo albergo. Esatto, spendere 1.000 euro al giorno e poi stare tutto il giorno in giro, quindi questo qui è per chi guadagna veramente tanto l'albergo. C'è anche bagno grande, quindi io ci sono andata 3 volte. Ah sì, che non si può, si può riprendere, quindi magari mettiamo una foto. Sì. Mettiamo una foto di quelle che mettono loro. Va bene? Grazie a tutti per aver visto questo video, grazie ancora a NordVPN, sponsor di questo video, e sulle note tristi del Koto ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!